Salusa, io sono Zanatos e voi siete su More Than Tech. Sono in maglietta perché qui fa un caldo devastante. Come saprete, fra qualche giorno uscirà Ryzen Plus e sono piuttosto gasato a riguardo, quindi aspettatevi un po' di video riguardo sull'argomento, esattamente come quando è uscito Coffee Lake. Comunque porterò dei contenuti, ma in questo caso ne avremo un po' di più perché sono intenzionato all'acquisto di Ryzen Plus, quindi vi porterò molto probabilmente la prima build ufficiale del canale realizzata su base di Ryzen Plus e in collaborazione con qualche azienda che secondo me vi farà piacere di conoscere. Comunque vedremo lì tutti i video. Prima di iniziare a parlarvi dell'argomento di questo video, voglio sottolineare due cose che ho notato che molte persone, all'interno anche della community dei recensori, stanno sbagliando. Infatti, quello che uscirà tra poco non è Ryzen 2, ma Ryzen Plus. Sono due cose diverse, in quanto nella nomenclatura variano di molto. Ryzen Plus è un refresh del processo produttivo a 14 nanometri, che quindi passa a 12 nanometri, e porta con sé il miglioramento delle schede madri, facendo uscire quindi la linea X470. Chiamandoli Ryzen 2, non vi state riferendo alla seconda generazione di Ryzen, bensì alla terza generazione, che appunto andrà a prendere la fascia dei 7 nanometri e poi fare un refresh nei 7 nanometri più per quanto riguarda Ryzen 3, ovvero la quarta generazione di Ryzen. Questa è una cosa essenziale che molte persone stanno sbagliando. Ho anche litigato con un altro canale che non mi ha neanche dato ragione, nonostante ci siano le prove effettive di quello che dico fornite da AMD stessa, ma comunque ragazzi ci tenevo che almeno i miei fan appunto sapessero ciò senza problemi e senza esitare. Appunto, in prossimità dell'uscita di Ryzen Plus, Ryzen 1 subirà un ulteriore declassamento del prezzo e, come potete vedere dalle immagini che state vedendo, il Ryzen 5 1600 è diventato veramente un ottimo best buy. Per poco più di 150€ potete portarvi a casa un processore 6 core 12 threads, ottimo, davvero ottimo per l'editing in 4K, cosa che sinceramente può tornare molto utile a chiunque si approcci per esempio al mondo di YouTube, come faccio io per esempio con una fotocamera 4K da meno di 1000€, per esempio anche una Panasonic GX8 o una Asse 1300 come la ho io. Insomma, un Ryzen 5 1600 può essere una manna dal cielo, soprattutto considerata la situazione attuale di aumento dei prezzi. Visto che AMD attualmente sta facendo questo processo di inversamente proporzionale, sembra quasi appunto che all'aumentare del prezzo delle schede video AMD abbassi i prezzi dei suoi processori, fornendo così diciamo una sorta di bilanciamento naturale nell'ecosistema delle componenti, cosa che sinceramente trovo estremamente interessante. Dall'altro punto di vista, ragazzi, non è soltanto il 1600 ad aver avuto un drop di prezzo, possiamo parlare anche dell'APU 2400G, che è leggermente scesa, ma non troppo. Il punto più interessante penso che sia decisamente il Ryzen 3 1200, perché con soli 80, in realtà 79€, potete portarvi a casa da Amazon un ottimo processore. Quindi ragazzi, appunto, approfittiamo di questa situazione per giovare di Ryzen 1. Qualora vogliate appunto passare invece direttamente al Ryzen Plus, semplicemente dovrete aspettare il 19 e vedere quali store in Italia forniranno istantaneamente la possibilità di comprare questi processori con abbinate delle X470. Ancora non è stato annunciato quali schede madri X370 o B350 o, ma non credo che le vogliate, A320 supporteranno nativamente appunto la seconda generazione di Ryzen, ma comunque staremo a vedere. Di solito AMD inizia a fornire i codici molti mesi prima per l'aggiornamento del BIOS e per quanto riguarda appunto la compatibilità di mercato. Semplicemente devono finire gli stock già presenti sul mercato e poi andare a inserire appunto questi nuovi stock con i BIOS già aggiornati. Così come lo è stato per il 2200G e il 2400G, sicuramente sarà altrettanto veloce anche per quanto concerne Ryzen Plus. Questa informazione è soggetta a variazioni, in quanto è quello che mi hanno detto i 2-3 recensori che hanno attualmente in mano Ryzen Plus per quanto riguarda la loro esperienza. Loro mi hanno detto che tutte le X370 e B350 in loro possesso hanno avuto bisogno del BIOS update. Altre fonti non ufficiali invece mi riferiscono che appunto non c'è bisogno di questo BIOS update e che la compatibilità con la seconda generazione di Ryzen sarà appunto diretta su tutte le schede madri già esistenti. Quindi staremo a vedere, però principalmente vi posso dire che da persone che hanno avuto in test i processori, appunto, la compatibilità non è stata diretta. Quindi abbiamo un calo di prezzi molto interessante su Ryzen, e devo dire che questa cosa mi trova piacevolmente sorpreso, in quanto attualmente Intel vende ancora la sua settima generazione a dei prezzi nettamente superiori, e come vi avevo fatto vedere in un video dove confrontavamo il 7600K e il Ryzen 5 1600, appunto, ci sono delle ottime prestazioni dal lato rosso delle cose per quanto riguarda il processore
processori a 6 core, cioè il Ryzen 5 1600. Ho dimostrato praticamente che, se non in un piano di overclock, appunto il Ryzen 5 1600 riesce a battere la concorrenza del 7600K, che è il suo corrispettivo naturale. Poi ovviamente staremo a vedere se per esempio il Ryzen 5 2600 o 2600X avrà possibilità di battere sul suo campo di interesse, appunto su qualità-prezzo e su prestazioni, il Intel 5 8600K. Concetto del video? I Ryzen stanno calando. Dove li trovate? Giù in descrizione tutti i processori che hanno subito anche il minimo calo di prezzo nel recente periodo. Vi segnalo inoltre, per non essere troppo di parte, anche un calo di prezzo interessante sull'i3 8100, che da poco è sceso sui 100 euro anche su Amazon. E dato che so che vi piacciono gli spoiler, eccovi uno spoiler. Questa è una ventola della CT eSports da 120 mm. Molto interessante, molto carina, è RGB, potete vedere, comunque poi vi farò delle inquadrature più fighe nel video dedicato. E vorrei chiedervi, ragazzi, vi interesserebbe un video in cui recensisco un case con due zone di vetro temperato che costa 47 euro, cioè il CT eSports Flix che ho qui alla mia sinistra ma non sollevo anche se è molto leggero, con attaccate queste ventole che sono sempre della CT eSports, cioè Cortec, che mi hanno fornito, che sono di un RGB davvero molto carino? Fatemi sapere, trovate su alla vostra destra, alla mia sinistra, il sondaggio per rispondere, oppure fatemelo sapere nei commenti, comunque vedrò un attimino a partecipazione popolare qual è secondo voi l'opinione migliore. Detto questo, ragazzi, per questo video è tutto, sono molto contento che siete rimasti qui su More Than Tech a seguirmi, link giù in descrizione anche al canale e al gruppo Telegram, che in questo momento stanno crescendo in maniera quasi assurda, in quanto, ragazzi, dannazione, siamo passati da 950 a 2150 nell'arco di meno 10 giorni. Da quando mi ha scritto l'azienda con cui devo collaborare ho preso 920 iscritti. Sono davvero molto orgoglioso di me e orgoglioso di voi. Detto questo, ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo e voi siete stati su More Than Tech. Salamusa.